Nei prossimi mesi che sorprese troveranno in libreria i lettori e la curiosità che ha potuto soddisfare chi ha partecipato alla Biblioteca San Giorgio agli incontri realizzati per la terza edizione del festival l'anno che verrà. Rassegna sul libro e letteratura che tra le sue iniziative ha appunto proposto incontri con scrittori di alcune delle maggiori case editrici italiane accompagnati dai propri editors. I prossimi mesi sono quelli del Natale. Il Natale, i 40 giorni che precedono il Natale sono il momento in cui gli editori italiani fanno spesso una fetta molto importante del loro fatturato, quasi fossero venditori di giocattoli più che di libri, perché i nostri connazionali tendono a entrare poco in libreria nella parte restante dell'anno. Quindi è anche il momento in cui gli editori tendono a presentare gli autori più importanti e in linea di massima quelli già noti al pubblico. Poi arriva invece gennaio, l'inizio dell'anno nuovo, e le voci nuove, le proposte interessanti. Noi per Bompiani in particolare avremo a gennaio la terza uscita della nuova collana diretta da Roberto Saviano che si chiama Munizioni. Sarà un romanzo dal titolo Gotico Americano, che è un romanzo che cambia profondamente la nostra prospettiva sulle democrazie occidentali in cui viviamo e mette in dubbio il fatto che siano il posto migliore in cui vivere. In un quadro come quello attuale per l'editoria nazionale ci sono effettive possibilità per un giovane di emergere e far conoscere i propri lavori? Dal punto di vista dell'autore, oggi esistono mille possibilità per arrivare agli editori, siano piccoli, medi, un po' più difficili quelli grandi, ma non così difficili. E sono le scuole di scrittura, naturalmente, riviste letterarie online che sono rinate, sono molto vive, lavorano molto e molto bene. Le agenzie letterarie, che ormai sono un fenomeno endemico, direi, attraverso le quali appunto si fa molto scouting, e poi premi letterari, come per esempio il premio Calvino, che è un premio proprio all'inedito ed è un premio ormai acclarato per la serietà e per la qualità delle proposte che ha. Poi ci sono occasioni come questa di Pistoia, cioè il Festival dell'anno che verrà, è un festival letterario che si occupa proprio di segnalare soprattutto autori emergenti e attraverso la piccola, media e grande editoria, ma con un'attenzione particolare direi all'editoria indipendente. Perché come abbiamo visto,